Sabbia. È un sabotaggio. Un bel disastro. È premeditato. Cosa ci starà dietro? Chi sarà stato? Me ne intendo di queste cose. Non rispettare un contratto è contro la legge. Ha ragione. Ma la luce manca anche nelle strade. E così io non posso vedere il film. E all'ora del crepuscolo si accendono nelle case tante piccole luci. Se devo star seduto al buio me ne resto a casa. E non pago il biglietto. Certo. È una vergogna derubare la povera gente in questo modo. Voglio i soldi del biglietto. È un evento naturale, come un terremoto o un'alluvione. O un bambino. Lei per piacere non si intrometta. Dovete restituirci il danaro. Mi dispiace di aver fatto tardi, ma è stato veramente un problema cucinare le uova con questo buio. Vogliono i soldi indietro, ma noi non possiamo darglieli. Vorrei che il signor Verloc fosse qui. Non sento ragioni, voglio vedere il film. Rivoglio i miei soldi. Diventano cattivi. Cattivi, eh? Adesso vediamo. Ehi, voi, cosa avete da protestare? Restami la torcia, per favore. Non ricordo. Grazie. È colpa nostra se manca la corrente? Se andaste tutti a reclamare alla società elettrica, vi restituirebbero i soldi della bolletta? Ho pagato per una poltrona. Sì, e ne vuole anche una per appoggiarci i piedi. Sei tornato. Non sono mai uscito. Non c'eri 20 minuti fa. Ti ho chiamato dalle scale. Stavo dormendo. Perché mi sbatti in faccia con la torcia? Non puoi accendere la luce, invece. Non si può, non c'è corrente. Perché? Si è fulminata la valvola? No, manca dappertutto, anche nelle strade. E la gente all'ingresso vuole indietro i soldi. Tutti protestano, è terribile. Ma ridaglieli. Ma non possiamo perdere quel denaro. Ma sì che possiamo. Sei diventato matto. Resteremo senza un soldo. Dici sempre che non copriamo le spese. Non ha importanza. Non bisogna mai inimicarsi il pubblico. Presto incasserà dei soldi. Su, su, va. Beh, se lo dici tu. Ma se vuoi fare il generoso, fallo bene. Vieni giù a dir loro due parole. No, no, ma sono abituati a vedere te. Pensaci tu. Va bene, però è una strana idea. È solo una calamità naturale. Cos'è per te una calamità naturale? La tua faccia, per esempio, e non verrai risarcito per questo. Se un aeroplano vi scarica una bomba sulla testa, siamo di fronte a una calamità che è causata da un atto ostile.
Ma se un disastro avviene spontaneamente, quella è una calamità naturale, come è documentato anche nel codice di Guglielmo IV. In nessun atto è definito tale solo se è stata accertata la volontà di attuare. Allora per questo che si è spenta la luce. È un buon ragionamento. Ma che ragionamento? Voglio il mio denaro. Ha ragione, signora. Certo che ha ragione. Vogliamo i nostri soldi. E come pensate di riaverli? Facendo cause? Siete pratici voi degli articoli del codice? Prendete l'articolo 257, paragrafo 24, sesta riga, secondo comma, dice chiaramente di no. Ecco, questo non lo sapevate, eh? Siete degli ignoranti. Adesso andatevene a casa, qui non c'è altro da fare. Avanti, su, andate. Ma che cosa sta facendo? Volevo darle una mano. Le ho già detto di non intromettersi. Ho sferrato un piccolo contrattacco, vede? Se ne va. Le farò tornare indietro. Signori, vi sarà restituito il vostro denaro. Oh, finalmente! Cedere, ci sono io con lei. Perché non se ne va a vendere le sue mele? Signore e signori, ho parlato adesso con il signor Verloc. E, dato che siete nostri affezionati clienti, vi restituisci il denaro del biglietto. Non vi sarà restituito niente. Avanti, andate via. No, non date retta a quello che vi dice. Che fa così? Avevo sistemato tutto. Si occupi degli affari suoi. Giuro che non ho mai visto una donna così ostile. Se non se ne va subito, chiamo la polizia. Rini, restituisci i soldi ai nostri clienti. È tornata la luce, hai visto? Ma allora. Voi non potete entrare, ve l'ho già detto prima, via. Grazie per quello che ha fatto. So che voleva aiutare. Di niente, l'ho fatto volentieri. Attenda, le do subito il resto. Quanti? Uno. Uno. Bene. Quanti? Nessuno, grazie. Oh. La verdura è già cucinata, lo dica la signora Verlo, per piacere. Sì. Oh, c'è anche lei, signora. Devo correre a casa adesso, perché mio marito è di nuovo nei guai con i suoi eredi e non posso lasciarlo solo a lungo. Adesso ci pensa il suo fratellino. A che cosa, i eredi? No, la verdura. Ah. Hai fatto tutto da solo. Su, non essere troppo modesto. Beh, così non siamo stati costretti a restituire i soldi. La luce è tornata proprio in tempo. È mai possibile che la signora Jones non capisca che non mi piace i cavoli troppo cotti? Gliel'ho detto tante volte che li preferisci quasi crudi. Ti farò un'insalata. Stevie, fa una corsa a prendere una pianta di lettuga. Lunga o corta? A me piace lunga. Prendi la più fresca. Di che la metta in conto. Non avremmo potuto permetterci neanche l'insalata se ridavamo quei soldi. Però non eri preoccupato quando te l'ho detto. Come mai eri così pronto a restituire quel denaro? No, un po' mi seccava. Ma farei qualunque cosa per stare in pace. E preferisco evitare che la gente si occupi troppo di noi. Buonasera, signora. Mi scusi se mi intrometto ancora, ma questo giovanotto non mi ha detto se l'insalata la vuole lunga o corta. È meglio che la scelga lei. Io ho detto che la volevo lunga, non si ricorda? Ah, sì? Non avevi detto lunga? Appunto, ho detto lunga. Ah, buonasera, signor Verlo, che è tornato quando c'era quel baccano, eh? Io? Sono rimasto in casa tutto il giorno. Avrei giurato di averla vista rientrare. Dai, si è sbagliato. Non ho saputo niente di ciò che succedeva finché non mi hai svegliato. Certo, è rimasta a dormire finché sono venuta su. Mi scusi, devo essermi sbagliato. Allora, arrivederci. Ah,
Sembrava che ammazzassero qualcuno. Oh, è probabile che sia così, però sullo schermo. Stevie, prendi una sedia e chiudi quella finestra. Sta attenta all'assassino, Stevie. Bene, buonanotte. Approfittate! Oggi tutto a prezzi ribassati! Approfittate! Tutto sì, signora, domani guarderò al mercato. Grazie. Ti dispiace se vado via prima, Jim? Va pure, Ted. Grazie. Prezzi ribassati! Buonanotte, ragazzi. Ah. Quello se ne va sempre quando gli pare, visto? Va bene, manderò qualcuno a vedere. Sergente, ha visto che è successo? Sì, signore. Niente da segnalare? Credo di aver visto Verloc tornare a casa durante l'oscuramento. Però quando l'ho interrogato ha detto di non essere mai uscito e la moglie ha confermato. È naturale, deve farlo, se è d'accordo. Trovi il modo di parlare con lei. Senta, Spencer, hanno telefonato dal ministero. Temono che ci possano essere altri attentati. Cosa ne pensa, signore? Quale sarà il loro scopo? Ma creare confusione per distrarci da quello che succede all'estero. Come in mezzo alla folla, uno ti pesta un piede e mentre protesti un altro ti sfila il portafoglio. Chi c'è dietro? Della gente che non riusciremo mai a prendere. Ma dobbiamo catturare almeno gli esecutori. Lo sa che è molto pericoloso? Che cosa? Lasciare questa roba per terra. Se io o lei ci rompessimo una gamba, sarebbe contento di quello che ha fatto? Dipende se la gamba è la sua o la mia. Non si lascia tentare dalle arance, sono molto belle e fanno bene ai piedi. Giù, va a prendere dei film? Sì, stavo andando a sceglierne qualcuno. Ce ne porti uno buono, con tante sparatorie. Sono stufo di storie d'amore. Alle donne piacciono molto. Sta andando via. Digli di non far tardi, perché noi dobbiamo uscire. Per piacere, non tornare tardi. Noi vorremmo uscire. Ritornerò appena possibile. Salve. Pesche ananas. Pesche ananas. Pesche, pesche. Pesche ananas. Ananas. Ananas, pesche. Le pollicine, papà, i pesci hanno il singhiozzo. Anche tu lo avresti se mangiassi uova di formica. Sono degli esseri molto buffi. Sì, sono degli esseri molto buffi. Ne prenderò tre per il banchetto del sindaco sabato prossimo. È una buona idea. Sembra che si digeriscano molto bene. Quello ha perfino i baffi. Mi auguro che lei sia soddisfatta per il lavoro di ieri sera. Non è stato facile come sembrava. Mi è costato anche molti soldi. Non ne dubito. Un lavoro molto efficace. Ha fatto una grande impressione alla gente. Quei soldi me li sono guadagnati. Spero che non le dispiace se le chiedo di pagarmi in contanti. Ha fatto ridere tutta la città. Vogliamo spargere il terrore tra la gente, non farla ridere. Non siamo dei commedianti. Ma è forse colpa mia se sono tutti così stupidi? I londinesi non sono stupidi.
Ridono perché quello che è successo era soltanto comico. Hanno avuto ragione di ridere questa volta. Cosa intende dire? Signor Verloc, lei avrà quei soldi quando se li sarà guadagnati. Non la capisco. Mio caro Verloc, c'è una targa a Piccadilly Circus che dice che è il centro del mondo. Credo che lei dovrebbe passarci tra un paio di giorni e lasciare un pacco nel deposito bagagli della metropolitana. Che tipo di pacco? Boh, non lo so. Diciamo un pacco di fuochi d'artificio. No, mi dispiace. Non farò mai niente che possa causare la perdita di vite umane. Dovrà rivolgersi a qualcun altro. Io non lo farò. Va bene, signor Verlo, se se lo può permettere. Lei lo sa che non posso. Conosce la mia situazione. E allora avanti. Avrà quei soldi non appena... Se non se la sente di farlo lei stesso, non le sarà difficile trovare qualcuno che lo aiuti. Non faccia lo sciocco. Vada a trovare quest'uomo. È molto simpatico e fa dei bellissimi fuochi d'artificio. Va bene, ci andrò. E non dimentichi la data. Sabato prossimo, il giorno del corteo del sindaco, ci sarà molta gente. Vuole che venga da lei dopo? No, grazie. Se l'esplosione sarà abbastanza forte, non sarà necessario. Vuole indicarmi l'uscita, per piacere? Grazie. Ho letto che il loro tasso di fertilità è estremamente alto. Quando ha deposto 1 milione di uova, l'ostrica femmina cambia sesso. Non posso darle torto. Sì, grazie. Oh, che zampette fredde che ha! Guarda com'è grasso! Saresti grasso anche tu se non facessi che mangiare Gran Turco tutto il giorno. Chi si vede? Stidia la signora Verlo. È Ted, guarda, c'è Ted! Sì, non manca mai. È grasso, dovrebbe mangiare frutta. Sempre frutta, sarà la nostra colazione oggi. Solo frutta? Perché non mangiate una bella bistecca con me? Mi piacerebbe molto. Sì. D'accordo, dove andiamo? Mi piacerebbe andare da Simpson. Un mio amico ci è andato a colazione. Non essere sciocco, Stevie, andremo alla tavola calda oppure in un bar. Non sia così severa, andiamo da Simpson. Andiamo. Buonasera, signore. Ho prenotato sì. Buonasera, signore. Prego. Lei c'era mai venuto qui? No, mai. Attento, Stevie, stai tirando la tovaglia. Una volta in un film c'era un tale che toglieva la tovaglia dal tavolo senza far cadere ciò che c'era sopra. Perché non provi anche tu a casa? Ho provato. Deve essere un posto molto caro, no? Sì, ne ha tutta l'aria. Io ho una sterlina, la vuole? No, non occorre. Allora, Stevie, lasciando da parte la bistecca, vedo che possiamo avere ostriche, caviale, salmone affumicato, sogliole fritte oppure bollite. Io prenderò... Mortone arrosto, pasticcio di pollo, girello lesso, lombo ai ferri, braciole, fettine, rognone e anatra. Credo che Stevie prenderà delle uova in camicia e io un'insalata mista. Ecco, beva questo. Un uovo in camicia da Simpson. Il povero Rosbif si rivolterà nella tomba. 3 bistecche di manzo con contorno e del caffè. 3 bistecche di manzo. Quando è venuta qui dall'America?
Circa un anno fa. Gli affari non andavano troppo bene là. È strano. La gente va in America perché gli affari non vanno bene qui. E adesso come va? Un po' meglio? Non troppo. Sì, vedo che non avete mai molta gente. È difficile tirare avanti al giorno d'oggi senza una seconda attività. Suo marito ha una seconda attività? No, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Siete una piccola famiglia felice. Siamo una piccola famiglia felice. Il signor Verloc è molto buono con Stevie. E questo è molto importante per lei. Sì, molto. Ecco, ci siamo! Buongiorno, signore. Senza grasso, come al solito. Vede, io non dimentico. È molto che non la vediamo. Sono il tipo che non vuole il grasso. Perché ha fatto questo? Che cosa? Gli ha dato ad intendere che qui non c'era mai stato. E poi non può permetterselo con il suo stipendio. È quello che tutti si domandano sempre. C'è un mistero su di me. Del resto abbiamo tutti qualcosa da nascondere. Lei non ha qualche terribile segreto? Lei non si preoccupi di me. E cosa succede in certe ore in quel vostro cinema? Cose tenebrose. Suo marito non fa qualche viaggio di nascosto? Certo, e si mette una barba finta. Ah, allora c'è un'altra donna nella sua vita. Perché ride? Se lei lo conoscesse meglio. È l'uomo più inoffensivo e amante della pace che io conosca. Allora, ha parlato con la signora Verlo? Non sa niente, è all'oscuro di tutto. Come fa a sapere? Risponde a qualunque domanda e poi si capisce. È una bella donna? Cosa c'entra, signore? Oh, c'entra. Anch'io mi lascio commuovere, specie se ho a che fare con le donne. Mi dica di Verlo. Non so, signore, se fa parte del complotto non se ne fa accorgere. Non ne sarei così sicuro. Il suo aiutante, come si chiama? Hollingshead. Hollingshead. È stato incaricato da lei stamattina di pedinare Verlo? Sì, signore. Mi passi quell'appunto, per favore. Questo è il suo rapporto. Ha telefonato circa 20 minuti fa. Verloc è andato all'acquario dello zoo, dove aveva un appuntamento. Ed è stato avvicinato da uno straniero che gli ha dato un foglio di carta. Poi è andato a Islington, in Liverpool Road 65. C'è un negozio di uccelli. Sono in attesa che esca. Riferirò più tardi. Islington? Esattamente. Però questo non mi dice molto. Non riesco proprio a capire, signora. Questo è uno dei miei canarini migliori. Cantava tutto il giorno prima che lei lo comprasse. Sono convinto che tra qualche giorno ricomincerà. Niente potrà farlo ricominciare. Ho provato in tutti i modi. Gli ho fischiato, gli ho battuto le mani, ho fritto il becco. Niente. Mi guarda e mi fa sentire una stupida. Non è colpa dell'uccellino, signora, le assicuro. Lei crede? Mi restituisca il denaro, per piacere. Io le ridò l'uccellino. Un canarino deve fare compagnia. Forse riuscirò a farlo cantare. Ecco fatto. È sicuro che cantasse lui? Ah, proviamo ancora. Non mi pare che apra il becco. Ma certo che lo apre. Ecco il suo canarino. Non dimentichi di dargli molto crescione e di fischiargli spesso. Fischiargli spesso? Mi metterò nella gabbia e farà lui i lavori di casa. Sì, ho capito. A lei interessa qualcosa di quello che ho di là, vero? Da questa parte. Mia figlia. Prego. È meglio così, non conviene farlo fare agli stranieri. Sono troppo curiosi, lei lo sa, vero? Dove avrò messo la mia chiave? Oh, com'è sbadata. Ha permesso alla bambina di giocare qui. È un po' pericoloso, ma purtroppo se non c'è un padre non c'è disciplina. Succede sempre così. Il padre della bambina è morto? Non lo so. Forse sì, ma non lo so, nessuno lo sa. Anche mia figlia vorrebbe saperlo, ma purtroppo è così. È la sua croce e deve portarla. Tutti portiamo la nostra croce. Lì dentro sembra tutto molto inoffensivo.
Ha proprio ragione, amico mio. Ma se invece io mischiassi un po' di succo di pomodoro con un pochino di marmellata di fragole, allora... Ho saputo dal nostro comune amico che il giorno è sabato e l'ora alle 13:45. Ah, sì, come si fa funzionare il meccanismo? Oh, a quello ci penso io. Quando lei lo riceverà, il congegno sarà già stato messo in movimento. Ah, mi sembra un po' nervoso. Non abbia paura. Si ricordi sempre che c'è un uomo che la invidia moltissimo. Invidia me? Sono sempre stato un combattente finora, ma purtroppo non vogliono più che io vada in prima linea. Devo solo pensare ai rifornimenti. Però mi piacerebbe essere al suo posto. Ah, ma cara, guarda che cosa c'è. Sì, sì, forse hai ragione tu. Può darsi che sia stato io a lasciarla lì. Non è successo niente. Bene, credo che siamo d'accordo su tutto. Picchiami forte, tesoro, il nonno è stato molto cattivo. Guardi là, che cosa sta facendo? Forse guardava me che c'è di male. Sono già al corrente di troppe cose. Verranno qui un giorno o l'altro. Avranno un'accoglienza molto affettuosa se verranno. Forse non mi hanno dato. E sabato sarà tutto pronto. Due canarini in una bella gabbia con una base molto profonda. Non dimentichi, sabato alle 13:45. Buona giornata, signore. Buona giornata. E per oggi si chiude. Mi dica pure. Vorrei comprare un bel canarino. Un canarino? Non c'è niente di più dolce del canto di un canarino. Caro Max, ti offro un piccolo lavoro. Trova un po' di tempo e vieni da me a parlarne. Ho capito subito che non era un commesso di drogheria. Un commesso di drogheria non può certo permettersi di mangiare da Simpson, no? Io credo che sia molto ricco e che stia lì solo per imparare. Quel negozio fa parte di una grande catena. Non mi meraviglierei affatto se fosse il figlio del padrone. Ti piacerebbe fare il venditore di frutta, Stevie? Caro Mike, l'ho scritto a Max per sapere se gli interessava fare un piccolo lavoro per me. Nel caso non potesse muoversi, vorrei sapere se puoi passare tu da me. Ti stancheresti presto? Non credo. Come ci si può stancare di mangiare bistecche? Non sono mica uova in camicia. Che cos'hai contro le uova in camicia? Sono la cosa più cattiva del mondo. Scommetto che te non le mangia mai. Ho scritto adesso a Max e a Michael per sapere se uno di loro può fare un piccolo lavoro per me. Se loro non potessero, vorrei sapere se puoi farlo tu. Mangiare uova. Attenta, gli fai le pieghe. Oh, sto buono, lasciami fare. Credi che Ted verrà a farla navigare? Può darsi, se glielo chiedi. È più facile che venga se glielo chiedi tu. È bello far navigare le barche, mi piace. Ted si intende di tante cose. Di gangster, di ladri, di un po' di tutto. E come mai? Perché legge molto. Dice che i gangster non sono così spaventosi come pensiamo. Alcuni hanno un aspetto normale, come te, me e il signor Verloc. Forse ha ragione. Eh sì, perché se i gangster si potessero riconoscere, la polizia li prenderebbe subito, non ti pare? Un posto, prego. Grazie. Il signor Verloc è in casa. La stava aspettando? Sì. Conosce già la strada? Sì, penso di sì. Fa passare, Jack. Grazie. Ho un appuntamento, devo vedere il signor Merlo. La strada la conosce già? No. Deve attraversare tutto il cinema. Fa passare, Jack. Grazie. Avanti, signori! C'è guardate una signora, che... Ted. Un chilo di mele, per favore. Avanti, signori! Fra poco devo andare via. E forse avrò finito di disturbarti dopo stasera. Prezzi speciali, prezzi speciali! Grazie. Avanti, signori, avanti! Prezzi speciali! Digli che io me ne vado. Un posto, per piacere. Fa passare, Jack. Sono contenta che tu sia venuto, Vic. Questa è la più importante di tutte e io la brucerò. Lascia fare a me. Grazie. Ecco, i nostri guai adesso sono finiti.
Così mi rovinate. Come farò adesso? Come sì? Mi dispiace, non posso farne a meno. Ma come non può farne a meno? È peggio per voi. Vabbè, ve lo farò pagare. Non credo. Ormai per voi è finita, non avete più scappo. Salve, Ted, dove va? Volevo parlare al signor Verlo. Non lo troverai in mezzo agli altoparlanti. E cosa c'è lì dentro? Soltanto uno schermo, niente di interessante. Ci penso io a sistemare la faccenda. Dove guarda quella finestra? Nella nostra sala da pranzo, è quella che era rimasta aperta. Farò una piccola sorpresa al signor Verlo. Niente affatto. Io sono disposto a pagare bene per un lavoro del genere. Beh, mi pare che non ci sia niente in contrario. Ti darò un colpo di telefono domani verso le 11. Però per i soldi... Per i soldi regoleremo i conti quando avrai fatto il lavoro. Certo, se Arsenal sabato perde a Birmingham, non ne sarò molto soddisfatto. Arsenal? Ma che stai dicendo? No, lo so che non ti piace Arsenal, ma invece è un buon cavallo, credi a me. Non dimenticare che io l'ho giocato già molte volte. Ormai mi costa più di 15 scellini. Quindi è meglio che... No, non preoccuparti, lo conosco. Che cosa faceva lassù? Ma chi è? Lavora nella drogheria qui accanto, lo conosco bene. Cosa è successo? Facevo vedere a te dello schermo e gli altoparlanti. Ho fatto male. Spero che non abbia qualcosa di rotto. Mi dispiacerebbe molto. Beh, signor Verloc, è tutto a posto, mi pare. Adesso è meglio che io torni a vendere le mie mele. Scusi. Buonasera a tutti. Arrivederci. Quello è il sergente Spencer, un poliziotto di Scotland Yard. Chi starà cercando? Siamo in un bel guaio. Dobbiamo tirarci fuori da questa storia. Ma vi dico che uno che vende la frutta nel negozio qui accanto... È stato proprio lui a farmi andare dentro l'ultima volta. Adesso cosa facciamo? Una cosa sola, il lavoro non si fa più, per noi è chiuso. Ce ne andiamo di qui e ci dividiamo. E restiamo nascosti. Se ti domanda qualcosa, tu non sai niente di lui. Digli che siamo all'estero, digli quello che vuoi. Dimmi di ieri, da Simpson, quando avete mangiato con quel tale. Vuoi dire con Ted? Ti ricordi quello che ti ha detto? Ti ha fatto qualche strana domanda su di te o su di me? No, mi sembra di no, perché? Perché è un detective mandato da Scotland Yard, ecco perché. Indaga su di noi, su di me, attraverso te. Ma perché lo fa? Cosa c'è da scoprire? Oh, io non ho niente da temere. E forse è per quei ragazzi che sono venuti da me stasera. Ma hai detto che indagava su di te? No, non su di me. Intendevo su questo posto. Se ha un motivo del genere, perché non è venuto subito a parlare con te? Potresti aiutarlo. Lo dirò io al detective Ted. No. Preferisco dirglielo io. Oggi non avete pulito? Lo faccio subito. Dov'è Ted? Se n'è andato. E dove è andato, da Scotland Yard? Mi dispiace, Verloc. La cosa certo non mi piace, ma non ho potuto rifiutare. È obbligatorio. Ma perché? Cosa c'è che non va? Ha detto qual era il motivo? No, a me non ha detto niente. Potrebbe essere per qualche film che avete proiettato. Forse un po' troppo spento.
L'hai trovato? La posta. È da stamattina che sto cercando di mettermi in contatto con lui. Non c'è stato mai nessuno in casa? No. È troppo tardi ormai per fermarlo. È uscito per una consegna. Va bene. Va bene. Un uomo ha lasciato questo poco fa. Deve esserci uno sbaglio. No, non è uno sbaglio. È una coppia di canarini per Stevie. Stavo telefonando proprio per questo. Tu sei troppo buono con lui. E con te no? Se lo sei con lui è come se lo fossi con me. Sì, lo so. Come ti è venuto in mente? Oh, ne avevo sentito parlare. Va a cercarlo, per piacere. Stevie? Che cosa fai lassù? C'è una sorpresa per te in casa. Che cos'è? Va a vedere. Non c'era nessuno alla porta. Scusi se sono entrato così. Ci siamo abituati. Però è troppo presto, non proiettiamo nessun film. Mi dispiace, signora, sono qui per lavoro. Lo stesso lavoro di ieri sera? Non c'è niente di personale in quello che faccio. Davvero? Allora perché ci ha ingannato? Ha fatto credere a Stevie e a me di esserci amico. Crede che mi sia divertito? Ma allora perché? Senta, oggi ho chiesto che mi togliessero questo incarico. Puoi immaginare perché. Ma non è così facile. Io devo obbedire a degli ordini. E che ordini ha ricevuto? È per quegli uomini che sono venuti qui ieri sera. Mio marito non c'entra con loro. Ve lo posso assicurare. Sono venuti per affari, cose del cinema. E questo è il punto. Non hai idea di che affari si trattasse? Non lo so, ma sono certa che mio marito non ha fatto niente di male. Spero che lei abbia ragione. Perché lo dici in quel modo? Perché quello che succede qui potrebbe avere a che fare con il sabotaggio. Sabotaggio? Si ricorda l'oscuramento dell'altra sera? Mio marito non c'entra di sicuro con il sabotaggio. Lui disse che era stato sempre in casa. Non era vero. L'ho visto io quando era incasato. Non ci posso credere. Lei mi sta rendendo tutto molto difficile. Sono costretta a farle alcune domande circa quegli uomini. Ma gliel'ho già detto, è la persona più inoffensiva che ci sia. Non farebbe mai una cosa. Quegli uomini se ne sono andati molto in fretta, come mai? Non lo so. Ha riconosciuto tra loro qualcuno che aveva già visto? No, nessuno. Tra di loro c'era un criminale molto noto alla polizia. Ne è proprio sicuro? Sicurissimo. Stevie? Sono bellissimi. Quale sarà la femmina?
Dovrei aspettare che uno di loro faccia un uovo. Pensa che buffo se un giorno un uomo facesse un uovo. Davvero, non sarebbe buffo? Sì, certo. Ah, volevo ricordarti che bisogna portare quel film al Canterbury, eh? Lo so, ma c'è ancora tempo. Sì, ma stavo pensando che invece sarebbe meglio che ci andassi adesso. Perché andando là potresti farmi anche un altro piccolo favore. Prenderemmo due uccelli con un colpo solo. Non i miei uccellini. No, no, li troverai qui quando ritorni. No, ma sai, c'è anche quel regolatore che deve essere riparato. Lo voglio dare a Watworth. Lui mi farà risparmiare un bel po' di soldi. Ma non ha tempo di venire qui a prenderselo. E allora noi faremo così. Tu lo lasci al deposito di Piccadilly Circus. E Harry lo passerà a ritirare all'1:30. Ma glielo daranno senza lo scontrino. Ah, questo è vero, ma... E tu lascia lo scontrino al custode. Harry se lo sa, l'abbiamo già fatto. Adesso è meglio che tu vada. Non c'è nessuna fretta. Guarda che dovrei fartela tutta a piedi. A piedi? E perché? Non si possono portare le scatole di pellicola sui mezzi pubblici. Ah, sì, non ci pensavo. Ah, è meglio non dire a tua sorella che devi andare fino a Piccadilly. Lo sai com'è fatta. Ha sempre paura che tu vada a finire chissà dove. Oh, non deve preoccuparsi. Testa mi lavo, croce non mi lavo. È venuto Croce. Ma santo cielo, vuoi andare o no? Insomma, sbrigati, se no fai tardi. Ricordati che devi essere là non più tardi dell'1:30. Ciao, Stevie. Cos'è lì? Devo consegnare questo film al Canterbury. Bartolomeo lo strangolatore. Deve essere molto bello. L'hai visto? 14 volte. Hai battuto un bel record. Beh, ti saluto, strangolatore. Arrivederci. Sta attento ad attraversare. Ma sì, ormai sono grande, no? Ah, Stevie, c'è il signor Verloc? Sì, l'ho lasciato in casa. Temo di aver approfittato di lei, signor Verloc. Finora non ho potuto dirle il perché, ma adesso posso parlare chiaramente. Sono venuto a chiederle aiuto, nient'altro. Capisco. Quegli uomini che erano da lei l'altra sera, quando io sono caduto giù, devo raccogliere informazioni sul conto loro. Le sarò grato se vorrà aiutarmi. Beh, lo farò molto volentieri, se mi sarà possibile. Allora mi dica, signor Verloc, quando è arrivato nel nostro paese? E lei posso offrire qualcosa da bere? Adesso no, grazie. Beh, devo pensarci un attimo, vediamo. Forse sarebbe meglio buttare giù due righe. Sa, una formalità. Prenda un foglio e una penna. Ecco, può cominciare così. Io, Carl Anton Verloc. Adesso, gentili signori, voglio farvi una domanda. Qual è la causa della caduta dei denti? Beh, un pugno in faccia. La carie dentaria. Essa è purtroppo un male inevitabile. Ma la carie può essere arrestata, istantaneamente arrestata. E da che cosa? Da una moneta. Sì, questo è esatto. Ma una sola moneta certamente non basta. Ce ne vuole qualcuna di più. Ho qui per voi, signori, un tubetto di un formidabile preparato, il Salvor Don't. Il nome deriva da due parole greche, Salvor non più e Don't mal di denti. 6 penny, un tubo piccolo e uno scellino per quello grande che ne contiene 4 volte di più. Adesso vi darò una piccola dimostrazione. C'è qualcuno che... Ah, bene, vedo un bel giovanotto che sarà lieto di darmi una mano. No, io non posso. Ma come non puoi, dai? La prego, venga avanti, ci sieda qui, signore, per ma, piacere veramente... Lasci che lo liberi da questo fastidio, dia pure a me. Non è fastidio, va bene, va bene, come vuole. Resti seduto e non si agiti. Allora, la prima cosa da fare è prendere il tubetto con la mano sinistra e togliere il tappo. Ecco, così. Poi si prende uno spazzolino e si spreme un po' di Salvor Don't sulle setole, così. Adesso desidero che osserviate, signore e signori, che i denti di questo giovanotto sono molto sporchi. No, non è vero. Sì, sono sporchi. Stia fermo e apra bene la bocca. Dobbiamo usare lo spazzolino in questo modo. Con tutti i normali dentifrici che cosa succede? O sono troppo ruvidi e rovinano tutto lo smalto, o troppo deboli e non puliscono affatto i denti. Ma con Salvor Don't ogni problema è risolto.
perché non è né troppo forte né troppo debole. Mantiene sano ciò che la natura ci ha dato. Pulisce i denti, rinfresca la bocca ed elimina il pericolo di alitosi. Ali che? È l'alito cattivo, signore. Allora lo usi lei. Grazie, a me non serve. Abbiamo finito, ragazzo. Ecco, sciacquati pure. Vi prego, fate attenzione. Vi sarete accorti che io, senza volerlo, ho messo in disordine i capelli del signore. Però è molto facile rimediare, perché io ho qui una bottiglia di Glasswell. Questa misura costa un uccellino, ma la misura grande, che è più del doppio, costa solo 18 penny. Vi darò una dimostrazione di come si usa. Dovete metterla nei capelli in questo modo. È un prodotto eccezionale. E vi garantisco che con i capelli brillanti qualsiasi faccia diventa bella. Ecco, adesso sembri proprio un divo del cinema, te lo dico io. Avanti, vattene a spasso, bel damerino, che io ho da fare. Non c'è più niente da vedere. Vieni. Senta, ci saremo a Piccadilly Circus per l'1.30? Sì, all'1.30 di domani. Hai appuntamento con la tua ragazza? Ehi, non puoi portare quella roba sull'auto. Sono delle pellicole, vero? Sì. Sono infiammabili. Scendi subito, ragazzi. Come faccio ad andare a Piccadilly? Non posso lasciarle qui sulla piattaforma. Ah, Bartolomeo lo strangolatore. Beh, se sei lo strangolatore, allora puoi rimanere. Però cerca di non metterti vicino a me o ai passeggeri. Grazie. Thank you.
sembra che finalmente tutto sia stato chiarito. Adesso possiamo bere qualcosa insieme? No, grazie. Avanti. Oh, scusate, devi chiamare Whitehall 1212. Posso usare il telefono? Il sovrintendente Talbot, per favore. Sono Spencer, signore. Un autobus pieno di gente saltata in aria nel West End. È terribile. Ma a che ora? Perché lo chiede? Beh, ad ogni modo io non posso essere in due posti nello stesso tempo, no? Penso di no. Ci rivedremo più tardi. Trovato qualcosa? Ancora non lo so. Beh, allora si decide. Cosa c'è scritto? Bartolomeo. Si legge solo Bartolomeo. È la scatola di un film, no? Ha detto che Verloc non è uscito da stamattina. Infatti. Torni da lui e guardi se è uno dei suoi film. Mi voleva, signore? Sì, raggiunga Hollinshead al negozio di uccelli. Sì, signore. Non vada dentro, ma tenga gli occhi aperti. Bene, signore. Mi raccomando, Spencer. Faccia presto. Sì. Ha trovato qualche indizio, signor Spencer? Bartolomeo lo strangolatore. È una scatola di pellicola? No, di sardine. Novità sull'esplosione della bomba! Novità sull'esplosione della bomba! È un ragazzo sveglio. Sa badare a se stesso, non ha motivo di preoccuparsi. Novità sull'esplosione della bomba! Novità sull'esplosione della bomba! Mi dia due penny. Ultime notizie! Ultime notizie sull'esplosione della bomba! Ultime notizie! Ultime notizie sull'esplosione della bomba! Ultime notizie! Dov'è il signor Verloc? Voglio parlare con il signor Verloc. Non volevo che gli succedesse niente di male, povero ragazzo. Su, avanti. Dobbiamo pensare a domani. Avrai bisogno di molto coraggio e di presenza di spirito. Beh, potresti anche dirmi una parola. Cerca di essere ragionevole. Non sarebbe stato peggio se avessi perso me? Quel maledetto uomo dell'acquario. Nonostante tutte le sue arie, non è che un bruto, senza un minimo senso di... Io non ti ho mai fatto sapere niente. Perché non mi sembrava giusto far stare in ansia una donna che mi ama. Erano cose che non ti riguardavano. Devi fartene una ragione, ragazza mia. Ormai quello che è successo è successo. Adesso va a letto. Hai tanto bisogno di riposo. Lo so bene quello che provi. Credi che non ne soffra anch'io?
Non penserai che abbia fatto in modo che lui ci andasse di mezzo. No. Te lo dico io di chi è la colpa. Di quello di Scotland Yard. Quello del negozio accanto. Ted, è stato lui. Avrei voluto andarci io, ma lui era sempre attorno, a guardare, a spiare. Non ho potuto muovermi. Ascolta, ormai è successa, ma chissà in futuro, forse, non lo so, può darsi che noi si possa avere un bambino nostro. Tornato, ma ho preparato anche per lui. Adesso io me ne vado, signora. Adesso devi cercare di controllarti. Non c'è altro da fare. Sono troppo cotte. Perché non sta attenta quando cuoce le patate? È con noi da molto tempo, ormai dovrebbe saperlo come voglio che siano cotte le patate. Le patate troppo cotte, non le posso mangiare. Perché non mandi a prendere un po' di... No, che fai?
Steve. Buonasera. Ti fermare che tardi. Avanti, sì. Ha saputo? Sì. Mi dispiace tanto. Non so che cosa dire. Sa perché sono qui? Sì. Devo arrestarlo. Sì. Farò il possibile per aiutarlo. Lo farò per lei, non per lui. Farei qualunque cosa per lei, lo sa, vero? Lei è molto buono, Ted. Ma non potrà far niente né per lui né per me. La situazione non è così grave. Le prove sono contro di lui, lo ammetto. Però a lei non accadrà nulla. Io so che questo non è il momento di dirglielo. E probabilmente non dovrei dirlo affatto. Ma prima che lo porti via, voglio che lei sappia che quello che succede a lei mi sta molto a cuore. Non volevo dirle quello che sento per lei, ma è così. È meglio che prenda il cappotto se dobbiamo andare. Sono piena di brividi. Santo cielo, cosa è successo? Ha ucciso Stevie. Adesso possiamo andare. Andare dove? Alla polizia, naturalmente. No, aspetti un momento. Cercate di comprare questo libro, signori. È un'opera importantissima. Prego, osservate. Non deve andarci. Ted, mi lasci. Lei non ne ha colpa, è stato solo un incidente. E comunque gli ha dato quello che si meritava. La prego, mi lasci andare. Io so la verità, ma sono l'unico a saperla. Non potrebbe mai cavarsela con una giuria. Oh, che cosa me ne importa? Non le importa più niente della vita, è così. Mi guardi. Ted. Ci tireremo fuori da questo guaio, scappiamo. No, non si può, sarebbe la sua rovina. Che importanza. È sabato sera. Per il fine settimana si va in continente senza passaporto. Il treno parte alle 9. Può entrare qualcuno in casa? La signora Jones, per esempio. La signora Jones non viene fino alle 8 del mattino. Le 8 del mattino? E dice che non possiamo farcela. Abbiamo 12 ore prima che qualcuno possa trovarlo. Sta zitto, non voglio sentire più neanche una parola. Va subito in quel cinema a prendere la gabbia degli uccelli prima che la trovi la polizia. Come hai potuto fare una cosa simile? Una bomba in una gabbia di uccelli? Cara, io non sapevo come fare. Ma adesso sai come fare. Ecco il cappello e il cappotto. Non sarà troppo rischioso. Rischioso? Per chi? Per te? Oh, non pensi a me e alla bambina? Abbiamo rischiato la nostra vita per dei mesi. Fa presto, prendi quel taxi. E riporta qui quella gabbia. Il cinema Bijou, Stanthorpe Road. Segui quel taxi. Comunica questa alla centrale. Auto della polizia, qual è il numero? UDC 4768. Paraporti. L'uomo sotto sorveglianza ha lasciato il negozio di uccelli e si dirige verso il cinema Bijou.
con un taxi che stiamo seguendo. Attendo istruzioni. Beh. La risposta è arrestatelo insieme a Verloc quando arrivate al cinema. Ispettore capo di Scotland Yard. Adesso mi sento bene. Solo che... Non devono accorgersi, io andiamo. Sono pronta. Andiamo. Tempo. Qualunque cosa posso. Avanti, signori, avanti! Osservate con attenzione, non è una meraviglia? Prego, signori! C'è il signor Verloc. Cos'è quello? È la polizia. Su, andiamo. No, non voglio. Lei è in servizio? Non ho tempo, signora, mi spiace. Sono la signora Verloc. Oh, dove si era cacciato? Aspetta, mi stava accompagnando alla stazione di polizia. Ah, capito. La signora sa che vogliamo interrogarla? Sì, mi ha già spiegato tutto. Gli ho detto che voglio fare una dichiarazione. Una dichiarazione? Che dichiarazione? Signora Verloc, la può fare più tardi, in ufficio. Lasci stare, posso riceverla io. Riguarda suo marito. Quell'uomo è entrato da retro, signora. Va bene, vengo subito. Rimanga qui, signora, fra poco arriverà suo marito. No, signora, lui non... Non ho tempo, adesso, più tardi. Resti vicino alla macchina, Spencer. Quanti uomini ci sono sul retro? Signor Verloc. Signor Verloc. Avanti, apra, presto. Tanto entreremo ugualmente. Se aprite quella porta farò saltare in aria tutto. Deve avere una bomba. Aspetta, a sgombrare il cinema, quell'uomo ci penso io. No, lascia che ci rimanga io. Tu sei sposato. Non è ragione di più per rimanere qui. Avanti, fa uscire il pubblico. Che c'è? È nell'ingresso. Ha una bomba e dice che la userà. Una bomba? C'è anche Verloc là dentro. Non so, forse gli è successo qualcosa. Che c'è? Signore e signori, signori, dovete uscire subito, fate presto. Signora Verro, suo marito è ancora là dentro. Non lo sa, signore. Perché si intromette sempre, Spencer? Sì, è là dentro. Quell'uomo ha una bomba. Suo marito ha i nervi saldi. Lo saprà tenere a bada? No. È sicura? È morto. Il tetto è crollato e gran parte dell'edificio è in rovina. Ci sono vittime. Avevamo fatto uscire tutti dal cinema, ma Verloc è quell'uomo. Ne ho visti di orrore in guerra, ma... Sarà possibile identificarlo? Direi proprio di no, signore. Vado al pronto soccorso, si faccia medicare quella ferita. Senta, Spencer. Si occupi lei della signora Verloc. Suo marito è morto a causa dell'esplosione. Pensi lei a dirglielo. Più tardi dovremmo farle qualche domanda. Però sembra che non ci sia niente a suo carico. Sì, signore. Fate passare. Però è strano. Quella donna legge nel futuro. Ha detto che Verloc era... Morto, signore. Non c'è dubbio, mi è bastato dargli un'occhiata. Sì, ma lei lo ha detto prima. O forse era dopo. Non mi ricordo.